Guten Tag amici, bentornati in Lorenz in der Schweiz, io sono Lorenzo Pardini. Allora, come stiamo vedendo, il momento è molto difficile perché la guerra in Ucraina, che prosegue da diversi mesi, sta portando a diversi aumenti come l'elettricità, il gas, la benzina, gli alimenti. Infatti l'Europa, attanagliata dall'inflazione, la media è intorno al 7-8%, in Svizzera per fortuna è un po' più bassa, però c'è sempre inflazione che è al 3%. E questo concetto sta portando a tutti questi aumenti, e purtroppo anche nel 2023 ci sarà in Svizzera un aumento della cassa malati. Questa è prevista sulla media nazionale del 6%, addirittura in Ticino 9,2% di aumenti. Quindi, visto che l'aumento ormai è inevitabile, c'è sempre però un modo per risparmiare. Adesso, dopo la sigla di Lorenz in der Schweiz, vi darò 7 consigli per risparmiare sulla cassa malati nel 2023. E andiamo con la sigla. Le prestazioni dell'assicurazione di base sono le stesse per ogni assicurazione malattia, cambiano solo quelle complementari. Quindi, da questo punto di vista, passare a un'assicurazione più economica non comporta nessuna differenza a livello di copertura. Le uniche differenze saranno nella qualità del servizio. C'è tempo fino al 30 novembre, quindi entro e non oltre il 30 novembre, per disdire la propria cassa malati assicurazione base. Nei cantoni tedeschi si dice Kündigung. Per farvi un'idea dei vari prezzi potete guardare i comparatori online, ce ne sono diversi. Io ho già trattato di Comparis, lo vedete anche qua nel video in sovrappressione, dove qui, inserendo i vostri dati, potete farvi fare dei preventivi, farvi un'idea delle varie assicurazioni, così in modo da poi decidere e poi vedere quale assicurazione fare nel caso nuova per l'anno seguente. Se si spende meno di 2.000 franchi all'anno in prestazioni mediche, conviene tenere la franchigia massima. Infatti, non vale la pena scegliere i livelli di franchigia intermedi, perché gli sconti dei premi sono troppo ridotti rispetto al rischio finanziario aggiuntivo. Come vedete in sovrappressione, ne ho già parlato in questo vecchio video, che potete anche cliccare, così se volete maggiori approfondimenti potete farvi anche un'idea sulle varie franchigie. Scegliendo il modello assicurativo Telmed al posto di quello standard, si rinuncia alla libera scelta del medico o dell'ospedale, però si avrà un risparmio sui premi. Questo perché praticamente attraverso una chiamata si parlerà con un personale medico specializzato e si verrà indirizzati verso la struttura ospedaliera o medica richiesta in base alle proprie specifiche esigenze del momento, al momento della chiamata. Se assicurate i vostri figli alla vostra stessa cassa malati, avrete degli sconti. Ho visto anche questa cosa perché infatti tra poco diventerò padre di una bambina e infatti la mia cassa malati, facendo praticamente l'assicurazione base io, mia moglie e la mia futura bambina, ci fa un maggiore sconto rispetto a se fossimo state delle casse malati diverse. Se si lavora per lo stesso datore di lavoro per più di 8 ore a settimana, i costi di un eventuale infortunio sono coperti dal datore di lavoro. Quindi, in questo motivo si può quindi rinunciare sulla propria assicurazione base agli infortuni e in questo modo si avrà questo sconto. Invece, per i pensionati, questa copertura è necessaria. Diverse assicurazioni sanitarie offrono uno sconto agli assicurati che pagano 1-2 volte all'anno i premi rispetto al pagamento mensile. Addirittura lo sconto può arrivare fino al 2%. In base al proprio patrimonio, reddito, stato civile e numero di figli si può chiedere una riduzione del premio. Quindi sarà il cantone che, se vengono soddisfatti questi criteri, che vi consentirà a questa riduzione del premio. Su ogni cantone si può trovare il calcolatore online che fornisce informazioni se una persona ha diritto a questa riduzione. In Ticino si chiama RIPAM, riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, mentre invece nei cantoni tedeschi si chiama Premium Verbilligung. Bene amici, con questo è tutto, grazie per avermi seguito anche oggi, fate like sul video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, così oltre a vedere i miei nuovi video vedrete anche video simili agli argomenti che tratto io. Con questo oggi è tutto,
vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto sul canale. Ciao!